Si stanno tenendo questi mondiali di scherma. La scherma, come ben sapete, è uno di quegli sport dove abbiamo l'utilizzo di una spadina, di una piccola spada, no? E abbiamo o donne o uomini che si fronteggiano in uno scontro vis-à-vis, cioè uno di fronte all'altro, l'altra di fronte ad una. Ebbene, in questi mondiali di scherma che stanno tenendo di recente, la Ucraina Carlan ha letteralmente stracciato, ha vinto contro la russa Smirnova. Si tratta di due nazioni contrapposte anche per quanto riguarda l'ambito belligerante, infatti da una parte abbiamo la Russia e dall'altra l'Ucraina, c'è cioè questo scontro epico tra i due, no? Dove la Carlan ha letteralmente vinto contro la russa Smirnova. Però pensate che proprio per il fatto che c'è questa guerra, l'Ucraina non ha stretto la mano alla sua antagonista, alla sua nemica di gioco, va bene? E per questo motivo sarebbe stata squalificata. Nonostante infatti la vittoria di 15 a 7, Carlan viene esclusa nel tabellone ufficiale perché non le stringe la mano. Va bene? L'atleta di Kiev, ossia l'Ucraina, infatti aveva proposto il saluto con la lama alla rivale, però la donna si è rifiutata, di conseguenza è scattata la espulsione. Quindi diciamo che è un risultato questo che io chiamo un risultato di bronzo, un risultato non di nicchia ma non efficace, va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube, iscrivetevi al canale Natato Italiano, commentate, ciao a tutti!